Ragazzi, come sempre, benvenuti in questo nuovo video del TPE. Io sono Francesco e sono l'esploratore del paranormale. In questo video risponderò, come promesso, alle vostre domande che mi avete fatto in alcuni box che avevo proposto su YouTube, su Instagram e su Facebook. Allora, partiamo con le domande che mi sono state fatte direttamente da YouTube. Ho qui davanti al computer e leggiamo un attimo. Allora, Luca chiede: cosa ne pensi dei metodi invasivi e spavaldi che usava Zack di Ghost Adventure nelle indagini? Ti piacerebbe incontrarlo? Oh mio Dio, è salito a 10, è salito a 10, no, sta arrivando a 20, sta salendo a 20. Allora, che cosa ne penso di Ghost Adventure e di Zack Bagans? Allora, credo che sia stato il primo format, il primo programma televisivo che guardavo da bambino sull'ambito del paranormale e delle indagini. Quindi per certi versi sono legato, tra virgolette, a quel genere di cose. Ovviamente non mi appartiene come genere di interpretazione per quanto riguarda il mio pensiero, per quanto riguarda quello che faccio io. Ovviamente quello che fa lui e quello che fanno loro non ha a che fare con quello che faccio io, perché prima di tutto siamo in televisione e sapete benissimo che in televisione le cose sono molto pompate. Però ci sta. Ti piacerebbe incontrarlo? Beh, chi è che non piacerebbe incontrare Zack Bagans, ragazzi? Anche solamente per un saluto ci sta. John Cena The Wrestler chiede: qual è il tuo strumento preferito per le indagini paranormali? Allora, il mio strumento preferito è per le indagini paranormali, ne ho diversi, però credo che quello che preferisco di più, forse anche in base ai riscontri che uno può avere, è il portal, usando la metafonia. Credo che per me sia lo strumento più facile da usare, nel quale possiamo avere più risposte e più dirette. Francesca Mosca chiede: che differenza c'è tra un urbex e un paranormale? Sapete benissimo che io ho iniziato questo percorso facendo urbex e subito dopo mi sono imbattuto nel fare paranormale. E che differenza c'è? Urbex va a significare esplorazioni urbane, esplorazioni in luoghi abbandonati e basta. Quindi tu vai in un posto abbandonato, ti rechi in quel posto, lo esplori, fai foto, fai video, quello che vuoi, basta. Paranormale è paranormale, cioè nel senso, magari vai in un posto abbandonato per fare ricerca paranormale, quindi delle indagini. Questa è la differenza, semplicissima. Angeli chiede: hai mai pensato che molti fingono nei video che ci propongono pur di mandare avanti i loro canali? Se sì, cosa ti porta a pensare, grazie alla tua esperienza, che siano fake? È una bella domanda. Ti posso solamente dire che ognuno fa quello che vuole. Se per loro, oltre a essere una passione, è anche un lavoro, ci sta che poi porti loro a fare certi tipi di contenuti che siano tendenti ad essere fake o di intrattenimento. Perché nel fare cose normali, pur sapendo che non sempre quello che si fa a noi porta ad avere dei risultati, quindi di riscontri, anomalie e altro, è normale che uno enfatizza, ingigantisce o inventa determinate storie pur di intrattenere. Gruppo di riferimento là in alto ne è di spunto, no? Ora non voglio far nomi. Ognuno fa quello che vuole, non sono qui per giudicare o criticare nessuno. Io faccio il mio, loro fanno loro, amici come prima. Nel senso, la mia esperienza mi porta a capire se uno fa determinate cose. Però, ripeto, ognuno è libero di fare quello che vuole, come meglio crede. Poi, The Joker Official chiede: l'indagine paranormale che ti ha lasciato più emozioni? Qui è dura, ragazzi, qui è veramente dura, perché ne ho tre ipotetiche indagini che mi hanno emozionato profondamente. E sapete benissimo quali sono, forse, se mi conoscete per bene. Allora, uno è Elvira, il caso di Toiano, il delitto di Toiano.
Pomarance e poi il manicomio Volterra. Sono i tre posti al quali sono molto legato. E l'indagine che più mi ha emozionato è, vabbè, non lo so. In questi tre luoghi ho lasciato una parte di me. E loro hanno lasciato una parte di loro in me, per forza. Capitemi che non è semplice per me scegliere un'indagine che mi ha lasciato più emozioni in assoluto. Se avete visto tutte queste indagini, capirete il motivo. Alessandra B. chiede: da quanto tempo fai indagini paranormali? Allora, io ho iniziato questo percorso nel 2018. Ho iniziato a fare urbex, esplorazioni, posti abbandonati, da maggio del 2018. Dopo pochi mesi mi sono imbattuto a svolgere una mia prima indagine, che l'ho svolta nell'ottobre del 2018, quindi all'incirca quasi 5 anni che faccio queste cose. E devo dire, cavolo come vola il tempo, cioè sembra ieri che ho iniziato e sono già quasi 5 anni che ho iniziato a fare queste cose. E che questa passione fa parte della mia vita ormai da 5 anni. Sara Pelosi, ciao Sara, cosa ti ha portato a iniziare a fare indagini paranormali? Allora, penso di averlo detto diverse volte, comunque semplicemente la curiosità, perché comunque sia ero appassionato, mi piaceva quel mondo dell'ignoto. La mia prima esplorazione l'ho svolta nei manicomi di Volterra e nella mia prima esplorazione ho vissuto cose un po' strane. È da lì che comunque mi hanno spinto queste cose, anche semplicemente esplorare, a provare anche quell'altro lato. Che vabbè, ovviamente non tutti possono fare, o tutti sono presi, o tutti credono in queste cose. Quindi ci sta. Leonardo De Fazio chiede: in situazioni di indagine dove potrebbe esserci davvero presenza maligna, tipo posti dove ci siano stati deriti, usi delle protezioni personali o fa delle purificazioni? Allora, in posti in cui sono stato è capitato che lì abbiano fatto dei rituali satanici e ho avuto dei riscontri che ne confermavano queste cose. Sì, uso delle protezioni e ci sta che alcune volte abbia usato degli incensi per purificare il luogo o purificare noi stessi, come esempio Palo Santo, Salva Bianca, acqua santa, come benedetta in sostanza. Però credo che la mia protezione, secondo il mio punto di vista, è la mente, la testa. Saper gestire le emozioni, saper gestire tutto, e non farsi prendere dal panico, da chissà quale emozione. Il posto o luogo che lo si voglia chiamare urbex più spaventoso a tuo personale parere che tu abbia visitato in Liguria? Allora, in Liguria sono stato forse 2 o 3 volte. Ho visitato il manicomio di Quarto, bellissimo, veramente immenso. Poi ho visitato la colonia di Rovegno, una colonia abbandonata, molto inquietante, dall'aspetto molto tetro. Villa Piuma, una villa tra le più infestate d'Italia, maledetta, dove ci sono varie leggende. Anche quella molto inquietante, perché era isolata proprio nel bosco, ma proprio nel bosco. E per raggiungerla è stata un po' un'impresa. E stare lì di notte era abbastanza inquietante, soprattutto essere in due e basta. In certi posti non è così tanto facile e semplice da fare. Però l'ho fatto, l'abbiamo fatto. E credo che quello sia uno dei posti che abbia fatto in Liguria, tra i più spaventosi, così chiamiamoli. Poi Giovanni V chiede: quanta attendibilità c'è nell'utilizzo delle bacchette durante le indagini rispetto ad altri strumenti? Allora, le bacchette le stiamo usando da diversi mesi, è da fine estate dello scorso anno che le utilizziamo. Ovviamente non posso dare la certezza matematica al 100% che siano molto attendibili. Per la mia esperienza, se usate bene, è uno strumento comunque attendibile, o perlomeno uno strumento che può portare dei riscontri se usate effettivamente in maniera corretta. Le bacchette hanno un altro tipo di funzionalità, però fungono da canalizzatore per le energie degli spiriti, almeno, anche perché se no non si muoverebbero a richiesta. E questa cosa non capita sempre, quindi rimane sempre comunque un punto di domanda. Poi su Instagram ne prendo alcune. Allora, quando indaghi hai sempre protezioni con te? Chiede Nika Riscossa.
Allora, di solito sì, però non sempre capita che mi porto dietro protezioni. Forse perché sono sicuro così, cioè non mi sento in dovere di portarmi protezione. So che magari è sbagliato, però io dietro ho sempre una protezione. Però questo non va a significare che avendola dietro possa servire a chissà quale scopo. Protezione da qualche spirito maligno, presenza, entità che sia. L'importante è sempre crederci, credere nelle protezioni, nella loro funzionalità, punto. Indagini e esplorazioni in zona Bergamo ne avete mai fatte? Bergamo, credo di sì. Credo che abbiamo fatto forse una villa lo scorso anno, la villa del pianoforte, e poi sinceramente non mi ricordo, non è stata una città dove ho svolto varie indagini o esplorazioni. La Befana del Nord Official chiede: hai mai visto un UFO? Credo proprio di no. Forse una sera cadente, ma un UFO, ragazzi, credo proprio di no. Sarebbe una cosa sensazionale, beh, boh, strana. Ma sinceramente no. Poi Bruna chiede, Bruna Bandini, grande Bruna: secondo te, come mai quando qualcuno muore, la sua anima rimane nel posto dove ha vissuto? Bella domanda, e alquanto difficile. Allora, per mia esperienza, per quanto riguarda quello che ho vissuto durante le indagini, non per forza le energie, le presenze devono morire in un determinato luogo per esserci la loro energia. Basta anche semplicemente il loro ricordo, la loro memoria, il loro vissuto in quel determinato posto può portare a esserci di frammenti di vita di loro stessi. Questa è una cosa molto bella. Ma questo lo dico perché in varie indagini ho constatato che non c'erano proprio effettivamente presenze fisiche, ma c'era semplicemente il loro ricordo, cioè loro vivevano effettivamente la loro vita nel loro mondo, nel loro anno, chissà quale, e non si riusciva ad avere un contatto con loro, semplicemente non riuscivano a rispondere alle nostre domande, come se fossero. Come se tra noi e loro ci fosse un muro. E questa cosa l'ho notata diverse volte. Però comunque ci sta che, essendo che uno è legato a un posto, prendendo ad esempio casa nostra, muore lì, ci sta che la nostra presenza sia legata alla nostra casa, perché magari lì abbiamo vissuto, abbiamo sofferto, siamo stati felici e molto altro. E ci sta che in quel posto possa rimanere la nostra energia. Poi ovvio, se in posti in cui andiamo c'è stato un suicidio, è lì probabile che ci sia più che altro una presenza più fisica, perché magari la presenza ha tanta energia, è una presenza tormentata, perché comunque ha svolto un atto abbastanza forte del suicidio, prendendo ad esempio Pomarance, e effettivamente lì c'era una presenza abbastanza energica. E questa cosa l'ho notata anche in altri posti. Ragazzi, queste sono state alcune domande che ci avete proposto su Instagram, su Facebook e su YouTube. Ovviamente non potevo rispondere a tutti perché sennò non finivo più. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia risposto in modo corretto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete altre domande da farmi. Scrivetele pure qua sotto nei commenti, che se riesco vi rispondo direttamente lì. Iscrivetevi. E niente, ragazzi, ci vediamo come sempre al prossimo video e alla prossima indagine. Bella.